Nella quarta giornata del campionato di prima categoria Girone A, il Tuscania, privo di numerosi giocatori, ospita il San Pio X di Civitavecchia. Ospiti che partono meglio con una punizione alta di Leva, ma un minuto dopo il Tuscania passa in vantaggio. Palla raccolta al limite dell'area da Marco Scatena, il suo sinistro, ed è il gol del vantaggio. Grazie all'esterno offensivo del Tuscania, che trova la sua prima rete stagionale. Si fa male De Cortes negli ospiti, allora entra Terzini, che subito impegna Pancianeschi, costretto a smanacciare un cross pericoloso, il cross che produce un calcio d'angolo, da cui nasce l'occasione più importante per il San Pio, ma Pancianeschi si supera. Che parata per il portiere del Tuscania. Disattenti però gli ospiti al 26esimo, punizione che trova una prateria per Marco Pompei, con il pallonetto raddoppia per il Tuscania, l'attaccante letale, mai lasciare spazio a Pompei. Momento di confusione sul finire del primo tempo, Terzini capisce la situazione, bel gesto di... Ripresa che si apre con il San Pio all'arrembaggio, Verde trova il terzo tempo giusto, ma non inquadra la porta di testa. L'insistenza del San Pio viene premiata con un calcio di rigore di Leva sul dischetto. Colpisce il palo e Pancianeschi si ritrova il pallone tra le mani. Occasionissima sprecata per il San Pio, che viene castigato poco dopo ancora da Marco Scatena. Un gol pazzesco, due volte di destro. Trova l'incrocio dei pali, doppietta per lui, che va ad abbracciare tutta la panchina. Guarda lì, incontenibile la sua gioia. È proprio il caso di dire che l'esterno è scatenato perché un minuto dopo, sulla fascia destra, brucia tutti, arriva il cross per Flauto sul secondo palo, colpo di testa centrale però. L'ultima occasione è per il San Pio, ancora Verde, su calcio d'angolo, colpo di testa a lato. Prima vittoria stagionale per il Tuscania, copertina per Marco Scatena e la sua doppietta.